Le sette cose da sapere per sedurre la donna giusta, per conoscere e sedurre la donna giusta. Allora, ecco sette cose che devi sapere, che devi conoscere per sedurre, per far innamorare la donna giusta. La prima cosa sono i suoi valori e le sue convinzioni. È molto importante saperlo perché tanto poi dovrai ricalcarle per sedurle, ma ti serve anche per capire se è la donna giusta. Quindi, che cosa è importante per lei nella vita? Quali sono i suoi obiettivi? Quali sono le sue aspirazioni? E queste sono in linea con i tuoi di valori. Perché è ovvio, l'unica cosa che diciamo che istintivamente riesci a capire è ovviamente se ti piace o se non ti piace, ma non devi farti offuscare la mente. È vero che tira più un pelo di figa, come dicono, che una pariglia di buoi, però se tu ti lasci abbindolare da una bona, come dire, allora tanto vale che vai con una che paghi, cioè perché alla fine non, per avere una relazione a lungo termine, quello deve piacerti ovviamente, ma quello lo capisci subito, ma ci devono essere anche queste altre sette cose. Quindi, la prima cosa sono i suoi valori e le sue convinzioni, che dovrai in qualche modo ricalcare e capire però se sono più o meno allineati con i tuoi. E poi la seconda cosa sono i suoi interessi e le sue passioni. Cosa le piace fare nel tempo libero? Quali sono i suoi hobby? Quali sono le cose preferite da fare con gli altri? Che tipo di vita ha? È un punto fondamentale questo, anche come gestisce i soldi, fondamentalmente. Questo è un punto fondamentale. Come gestisce i soldi, come gestisce la sua vita, se si sputtana i soldi oppure se non se li sputtana, la gestione finanziaria è fondamentale. Poi una terza cosa che devi sapere è la sua storia personale, da dove viene, com'è stata la sua infanzia, qual è la sua famiglia. Quali sono le sue esperienze significative? È molto importante capirlo, capire anche che tipo di relazioni ha avuto. Insomma, gradualmente devi capirlo, non puoi partire a prescindere in quarta perché altrimenti te lo prenderai in quel posto. E poi sapere la sua personalità. È una persona socievole o è una persona introversa? È una persona seria? È una persona giocherellona, è indipendente oppure tende a essere dipendente, è gelosa, tossica, cozza e rompicoglioni oppure no. È un altro punto molto importante da sapere. E poi il quarto punto, il quinto punto è il suo stile di vita, come vive la sua vita quotidiana, come passa il tempo a non fare niente, lavora, si occupa del lavoro, si occupa della casa, sa cucinare, non sa cucinare, cucina, tiene in ordine casa sua, perché sono tre cose fondamentali poi se tu vuoi avere una relazione a lungo termine. E poi le sue aspettative in una relazione, cosa cerchi in un partner, cos'è importante per lei, queste sono cose fondamentali. E poi anche cercare di capire qual è il suo potenziale, fondamentalmente. È una persona che è capace di crescere, di svilupparsi, oppure è una persona involuta, pessimista, che lamentosa. Ecco, è molto importante questo per capire che è la persona giusta. Se le risposte sono positive, beh, facendoti vedere come maschio impegnato, maschio vincente, ma con una buona capacità comunicativa dovresti tranquillamente agganciarla, ricalcando poi le cose, quindi imparando a ricalcare. Però è fondamentale che tu valuti queste cose, perché se queste cose non vanno bene, levatela dai coglioni, che ti darà soltanto problemi alla fine. Levatela dai coglioni. Valuta queste sette cose, perché da queste sette cose puoi capire se è la persona giusta o se non è la persona giusta.